Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Avella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook Mercedes-Benz Dug Auto. La spinosa vicenda dell'ampliamento del cimitero di Ariano di nuovo in aula. Il Consiglio Comunale ieri sera ha discusso ancora una volta su come recuperare il progetto, evitando un contenzioso con l'impresa e scongiurando l'esposizione economica dell'ente. Approvato con i voti della sola maggioranza un ordine del giorno con la presa d'atto di ciò che la ditta propone, quale transazione e la verifica attraverso una manifestazione di interesse di quella che è la reale richiesta da parte dei cittadini per evitare invenduti. Un bando per verificare se i cittadini preferiscono avere più cappelle o più edicole nel cimitero. Una volta verificato questo, possiamo procedere e quindi dare alla ditta che si è resa disponibile a modificare il progetto con più cappelle o più edicole. Un'altra modifica importante è quella di scindere il primo lotto dal secondo lotto. Questo comporta una spesa inferiore e anche meno rischi. Questo è stato un grande passo avanti, perché siamo partiti nel 2014, dove il contratto era stato firmato per 7.950.000. Oggi la ditta ci scinde i due progetti, primo lotto e secondo lotto, che in effetti ci pone di fronte al primo lotto con 4.700.000, che sembra una spesa più abbordabile. Intanto non c'è una proposta esecutiva, perché quello che è emerso è il fatto che eventualmente si dovrebbe poi rivotare rispetto al progetto esecutivo. Ma la questione di fondo per noi preoccupante è l'esposizione dell'ente qualora, diciamo, l'invenduto dei loculi presenti nel progetto esecutivo dovesse essere poi in qualche modo acquistato da parte dell'ente. Ci esporrebbe in maniera esponenziale rispetto a milioni di euro futuri. In più c'è un problema di fondo. In nome di questa parola magica, ho detto in consiglio, che è la sorpresa geologica, si sono giustificati l'incremento di circa 750.000 euro rispetto all'importo posto nel project financing, anche questo atipico già nella sua struttura. Insomma, c'è un insieme di questioni che andrebbero in qualche modo esplicate attraverso la consulenza che questo ente ha chiesto all'avvocato Paolino, ma che allo stato attuale ancora non è giunta al Consiglio. Per cui noi non siamo nella condizione di poter valutare quale possa essere il danno futuro a cui l'ente è sottoposto.